Confcommercio Imprese per l'Italia prosegue la serie di incontri con la politica invitando nella sede di Piazza Belli l'onorevole Angelino Alfano. L'Italia del fare, spiega il presidente Carlo Sangalli al segretario generale PDL, dispone del secondo sistema manufatturiero d'Europa e i servizi di mercato contribuiscono alla formazione del valore aggiunto dell'occupazione in maniera largamente superiore al 40%, un contributo importante per le prospettive di crescita del Paese, ma vogliamo fare di più. Siamo convinti di poter fare di più e meglio per rimettere in moto dinamismo economico e mobilità sociale e per reagire così ad un tasso di disoccupazione giovanile del 35% e ad un tasso di giovani inattivi, giovani cioè che ne studiano né lavorano, di quasi il 20%. Per questo. La politica ci aiuti dunque sostenendo la domanda interna, ossia consumi di investimenti delle famiglie, che contribuiscono alla formazione del PIL per l'80% e sono determinanti per il contrasto della recessione. Confcommercio Imprese per l'Italia ha da subito detto no allo scambio di più IRPEF e meno IVA ed oggi ricapitola le modifiche apportate alla legge di stabilità. Si è così cancellata l'ipotesi di riduzione di un punto delle due prime aliquote IRPEF, evitando dall'altra parte il ricorso a franchigie, tutti tagli alle deduzioni e alle detrazioni fiscali, rafforzate queste ultime per i figli a carico. Sgravi IRAP e risorse per la detassazione del salario di produttività agiscono poi sul versante della riduzione del cuneo fiscale e contributivo. Si è scelto di bloccare l'aumento a partire dal luglio del 2013 dell'aliquota ridotta dal 10 all'11%. Però è rimasta aperta la prospettiva dell'aumento dell'aliquota ordinaria, dell'aliquota standard, dal 21 al 22. Un apprezzabile passo avanti, commenta Sangalli, ma ancora non ci siamo, ricordando le parole di Grilli al Forum dei Giovani, che ha spiegato come l'economia italiana potrebbe imboccare un percorso di crescita nel secondo semestre del 2013. Ma proprio rispetto a questa possibilità non c'è dubbio che l'aumento IVA destinato a scattare dal mese di luglio, quindi a scattare da quel semestre che è stato indicato dal ministro Grilli come il semestre che può iniziare ad avere una spinta alla crescita, sarebbe una doccia gelata che smotterebbe, che annullerebbe tutte le prospettive di ripartenza dell'economia. Occorre insomma una prospettiva realistica di riduzione netta della pressione fiscale complessiva. Il segretario generale PDL Angelino Alfano prima di tutto rivendica gli sforzi fatti dal governo. Noi abbiamo ottenuto alcuni importantissimi risultati in questa vicenda della legge di stabilità. Siamo riusciti a togliere le detrazioni retroattive che pesavano sulla famiglia italiana, abbiamo difeso il ceto medio, abbiamo difeso il commercio italiano attraverso una rimodulazione dell'IVA che ha fatto sì che fossero tolti alcuni aumenti dell'IVA che erano stati messi. Non è il nostro obiettivo di legge di stabilità, però abbiamo realizzato alcuni importanti risultati. Alfano è convinto chi produce la locomotiva del treno Italia ed accoglie così l'accorato appello di aiuto di Sangalli alla domanda interna del Paese. Il treno dell'Italia deve rimettersi in moto. Se non si mette in testa al disegno di ripartenza dell'Italia il vostro mondo, noi avremo trascurato la locomotiva e il treno non si sarà rimesso in cammino. Tasse, tagli, austerità, tutto quello che volete voi. Ma se non si ricomincia a produrre, non si può ricominciare a crescere. Ed ecco la sua ricetta, serenità d'animo dei consumatori e più soldi in tasca. Per chi se lo può permettere, consumare non è reato se la sua ricchezza è lecita e ci ha pagato sulle tasse. Basta chiedere sacrifici alle famiglie, alle imprese, ai contribuenti, a dieta deve starci lo Stato, perché assicura
Non c'è un nesso tra maggiore spesa e maggiore efficienza. Tutt'altro, buttare soldi in un sistema inefficiente significa produrre sprechi. E a proposito di sprechi, il segretario generale PDL inizierebbe a risparmiare sugli stipendi degli onorevoli. Lo deve fare sempre di più a titolo onorifico. Non dico gratis, ma immaginando forme di rimborsi più che forme di stipendi. Per il futuro della politica italiana auspica un bilancio del governo online. Ed ancora, il segretario generale PDL inizierebbe a risparmiare proprio sulle prossime elezioni regionali. Il governo sta compiendo un errore madornale condannando l'Italia ad una estenuante campagna elettorale. Lo fa peraltro mettendosi in ginocchio ai piedi di Bersani, che impone, Bersani, una tassa cinica da 100 milioni, tanto costeranno queste elezioni nelle regioni, per un suo calcolo cinico che costerà 100 milioni all'Italia.